Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi siamo qui per questo video di fine agosto. Non so se voi riuscite a vedere la fila immensa di libri che io ho qui sulle mie gambe, ma il video di oggi nasce con l'obiettivo di parlare un po' di una serie di libri che potete leggere in estate. Lo so, voi mi direte, siamo a fine agosto, ormai l'estate sta finendo e un anno se ne va, ok? Per me l'estate finisce ad agosto, perché per me settembre inizia già l'autunno, inizia un periodo in cui inizio ad essere molto produttiva, a pensare a tutte le cose che devo fare, molto più di dicembre o di gennaio, però effettivamente è ancora quel periodo in cui magari siamo in sessione, non abbiamo però ancora iniziato tutte le nostre attività, quindi è ancora quel momento in cui riprendiamo il ritmo, ma in modo molto tranquillo, molto soft, e quindi possiamo ancora permetterci di leggere alcuni libri che da un lato ci ricordino l'estate, ma dall'altro lato ci preparino anche all'inizio delle nuove attività. All'interno di questa pila di libri vi suggerirò classici, ovviamente. Ma perché passano sempre le macchine? Io non posso chiudere il balcone, perché mi sciolgo. Ma se stessero un attimo in silenzio, di sabato mattina stanno tutte a camminare, va bene. Allora, dicevo, in questo video vi proporrò ovviamente dei classici, questo poco ma sicuro, dei testi nuovi che anche io ancora non ho letto, romanzi, alcuni dei quali vi ho parlato ovviamente su questo canale centinaia di volte, ma vi spiego perché secondo me sono adatti per questo periodo e basta. E libri vari, c'è anche un romanzo più leggero, quindi li prendo in ordine casuale, in ordine come li ho messi qui sulle mie gambe. Partiamo subito col primo testo di un autore che ovviamente io adoro tutta la mia vita, eccetera eccetera eccetera, però questa volta vi parlo di un libro che ho letto tanto tempo fa, del quale confesso che ricordo poco o nulla, questo è grave, quindi forse dovrei rileggerlo effettivamente. Sto parlando di Alexandre Dumas e i suoi I tre moschettieri, in questa edizione della Mammut, anche con 20 anni dopo. Se la Mammut decidesse anche di fare un'unica edizione comprendente anche il visconte di Bracelon, che ho qui alle mie spalle, io lo comprerei volentieri, perché sono mattonazzi ma recupero spazio in qualche modo. Allora, perché ho scelto I tre moschettieri? Perché è un romanzo che io comprai, un romanzo veramente d'avventura, lo possiamo definire, ma anche di formazione, anche un po' storico, mistero, c'è veramente di tutto in questo libro. E come sempre, vabbè, la prima di Alexandre Dumas è straordinaria, dunque non sto qui a dilungarmi, ma secondo me è il libro perfetto per l'estate, proprio perché i protagonisti sono giovani, sono innamorati, ognuno di loro magari ha la propria donna o il proprio vizio. I tre moschettieri, che in realtà però ne sono quattro, hanno, ognuno di essi ha una caratteristica principale che vi permetterà secondo me di identificarvi comunque in un modo o nell'altro con uno di loro. Nel mio caso mi identificherò moltissimo con Athos. E soprattutto sono tantissime le avventure che vivono, i misteri, devono lottare contro Richelieu e Mazarino, che voglio dire, è tutto dire. Ci sono anche riferimenti al quadro storico, chiaramente, non sempre veritiero, perché ovviamente Alexandre Dumas da questo punto di vista cambiava come gli piaceva per esigenze narrative, ma è secondo me sia questo, sia 20 anni dopo, ma soprattutto il primo, sono, diciamo, è effettivamente il libro tipico per l'estate. Non è neanche molto grande, se paragonato magari al Conte di Montecristo, però secondo me veramente vi tiene attaccati alle pagine. E soprattutto io adoro Alexandre Dumas perché il suo modo di mettere insieme i dettagli e di farveli poi scoprire, cioè vi lascia lì una cosa, tipo il fazzoletto caduto per terra, e dopo 40 capitoli vi fa ricordare di quel fazzoletto caduto per terra, è una cosa che io adoro alla follia, mi piace tantissimo. Quindi anche una sorta di Agatha Christie, no? In qualche modo, ecco, potevo anche mettere un giallo di Agatha Christie, non ci ho pensato, ma non importa. Però comunque c'è un po' di tutto, secondo me. Se cercate l'avventura, la storia d'amore, la storia, la grande storia, il mistero, il giallo, il noir, forse, no? Non tanto qui, ma comunque anche quel po' di mistero un po' oscuro, un po' di horror magari, secondo me trovate veramente tutto all'interno dei testi di Alexandre Dumas, almeno questi qui che ho letto. Quindi secondo me questo è un libro perfetto da portare, magari non dico in spiaggia, ma in vacanza. Leggere è comunque da leggere assolutamente in questo periodo.
Il prossimo libro invece è un romanzo che io lessi tempo fa a San Valentino, ma che secondo me è molto carino perché è molto leggero. L'estate è anche un po' il periodo dei libri veloci, no? Non vogliamo star lì a leggere libri complicati, saggi, eccetera. E dunque vi consiglio il testo di Nicola Barrou, Il caffè dei piccoli miracoli, una storia d'amore molto carina, molto particolare, perché la protagonista è Nelly, questa ragazza francese innamorata, pazzamente innamorata del suo professore universitario, che però ovviamente non immagina, e le chiede di andare a fare un viaggio con lui, quindi sembrerebbe un viaggio, o meglio un convegno, di andare a un convegno insieme, sembrerebbe l'occasione perfetta, se non che la nostra Nelly ha paura di volare e dunque deve rifiutare. Nel momento in cui rifiuta si sente a pezzi perché dice ho perso la mia grande occasione, come farò? Capisce che andrà un'altra ragazza, un'altra studentessa molto più bella di lei e quindi decide di, insomma, è veramente giù di morale, conosce un ragazzo in un bar, appunto il caffè dei piccoli miracoli e niente, è praticamente depressa. Va a casa, scopre uno scrigno dove sua nonna aveva conservato delle cose e questo scrigno la porterà a dire ok, sapete che faccio? Faccio le valigie, lascio Parigi, me ne vado a Venezia. Quindi inizia a fare questo viaggio a Venezia dove scoprirà una serie di cose, conoscerà nuove persone ed è secondo me il libro perfetto, sia se amate Venezia ma soprattutto perché l'estate è il momento in cui magari viaggiamo, approfittiamo delle belle giornate per viaggiare e a volte viaggiare in treno, perché la nostra protagonista arriva lì in treno, secondo me è uno dei modi più belli per viaggiare. Dunque ve lo consiglio, ripeto, è un testo molto piacevole, si legge in pochissimo tempo. Io l'ho trovato, non mi aspettavo, insomma, perché era da molto tempo che non leggevo narrativa rosa, a casa non ho così tanti libri di narrativa rosa, ma questo secondo me vale veramente la pena di essere letto perché è veramente carino, veloce, frizzante e non vi annoia neanche per un istante. E ho fatto pure la rima. Andiamo avanti. Prossimo libro invece è un romanzo storico di cui vi ho parlato sul canale, è stata una delle primissime recensioni, dunque vi rimando comunque a quel video. Sto parlando di Artemisia, Gli occhi del diavolo di Bruno Sacco, un libro magnifico che io ricordo bene dove l'ho comprato, in che occasione, quando l'ho letto, mi ricordo di me che passavo interi pomeriggi sulla mia amaca, sul terrazzo a leggere questo libro senza mai stancarmi, anche se mi bruciavano gli occhi, dovevo continuare a leggere. E ovviamente ve lo consiglio perché è ambientato a Napoli, è ambientato nel 600, è ambientato se non erro proprio in un periodo di primavera-estate, più o meno, e dunque sentite tutte quelle atmosfere tipiche di Napoli, tipiche dell'estate, il mare, il calore, il vento, il sole. Qui c'è molto noir, cioè veramente un mistero molto fitto, molto anche a volte sperando diciamo un po' l'horror, ma secondo me è un libro perfetto perché comunque vi intrattiene, vi innamorate sia di Napoli sia di Artemisia, sia magari della storia d'amore che la stessa Artemisia vive e vi innamorate, ripeto, secondo me proprio dei personaggi che si trovano all'interno di questo libro, personaggi non banali, ben costruiti e quindi, ripeto, vi lascio alla recensione che trovate sul canale, ma secondo me è il libro perfetto da leggere in questo periodo ottobre, stavo a dire, no, purtroppo Olga non è ottobre, lo so, tu vorresti ottobre perché odi il caldo, ma non è ancora ottobre. Periodo perfetto, libro perfetto da leggere tra agosto e settembre, anche un po' per i colori della copertina, questo arancio che possa ricordare l'arancio dell'estate sia l'arancio dell'autunno. Che ancora non ho letto, ma che mi è venuto in mente perché quando fa caldo, io vabbè, soprattutto odio il caldo, e a volte mi sembra veramente di essere all'inferno. Se poi vivete a Roma e scoppia un incendio, immagino che sia la fine. E dunque vi propongo il testo di Alberto Angela, L'ultimo giorno di Roma, questo però è il primo volume della trilogia, Viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio, l'ho detta proprio, mamma mia, ma questa mattina non dislessia portami via. E mi dispiace se sentite rumori, io provo ad alzare la voce, ma ripeto, qua hanno deciso di fare lavori, eccetera. Grazie che avete finito. E vi dicevo dunque, un testo che non ho ancora letto, che però vedo perfetto per l'estate perché fa caldo, ho già comprato il secondo volume che parla proprio del momento dell'incendio, e forse chissà che io non lo legga proprio adesso mentre do il suggerimento a voi. È un libro secondo me molto interessante perché affronta una tematica quale appunto l'incendio di Roma, che di solito non è molto studiata, non è molto approfondita, ecco, invece
penso che questo libro possa farci scoprire tantissime cose nuove, tantissimi dettagli. Dico la verità, da un punto di vista di qualità delle pagine, del rapporto qualità-prezzo, per me il miglior libro di Alberto Angela per adesso resta Pompei, perché è un libro mattonazzo, ma le pagine sono molto doppie, costa penso più o meno lo stesso prezzo di questo o qualcosa in più, ma vale veramente la spesa. Qui dico la verità, quando ho visto le pagine e la qualità, sono rimasta un po' delusa, ecco, non era proprio la tipologia di libro che mi aspettavo, ma ripeto, ha scritto Alberto Angela, quindi compriamo tutto, anche se il ricettario dei piatti preferiti di Alberto di Pino. Quindi ve lo consiglio perché secondo me è proprio calzante, quando fa molto caldo, quell'acqua torrida, secondo me andare un po' nell'antica Roma in pieno incendio può essere veramente una sensazione piacevolissima. E infine, ultimo libro che ho scelto per la copertina, perché è un grande classico, è un classico che fa paura, perché è anche stato tratto un film che dura tipo 6 ore, fa paura, ma io quando l'ho letto in un gruppo di lettura con Martina Belli, è stato anche protagonista di un autore del mese dell'anno scorso, no, di 2 anni fa, l'ho trovato veramente magnifico. Mi sono detta come ho fatto a vivere senza aver letto questo libro prima. Sto parlando di Via col vento di Margaret Mitchell. Io vi dico, compratelo in questa edizione, certo non è proprio tascabilissima, ma è scritto bene. La copertina è sublime, quindi comprate questo appunto. E è il tipico anche qua, no? Un po' come nel caso di Alberto Angela, siamo in America, in uno degli stati del sud, fa caldo in queste piantagioni, Rossella col padre visitano queste piantagioni, anche lì c'è un incendio a un certo punto, non nella piantagione ma in una città dove lei va, quindi anche qui il libro è perfetto, perché Rossella O'Hara è veramente uno dei personaggi molti dicono odiosi, a me piace alla follia, Rhett ancora di più, cioè proprio perfetti, odio Ashley perché è proprio stupido, Melania l'ho rivalutata sul finale, ma è un libro che appunto è molto, una mole comunque consistente, potrebbe spaventare perché magari uno dice, ah, fine estate, metto a leggere col vento, sì, lo devi leggere in estate perché il libro ambientato in un contesto americano durante la guerra di secessione, che secondo me è estivo, cioè proprio inizia con una delle prime scene, quella di un ballo, comunque di un rinfresco in queste piantagioni in piena estate, quindi secondo me è proprio il libro perfetto, vi intrattiene, non è noioso, è allo stesso tempo però molto profondo, sono veramente delle frasi celebri entrate nella storia, così come delle scene, come il famoso bacio tra Rossella e Rhett. Per approfondire questo video, questo libro, vi rimando comunque al video che ho dedicato a questa lettura, appunto l'autore del mese credo di 2 anni fa, ma è un testo che io veramente rileggerei ogni estate. Voi mi chiederete, allora perché non lo fai? Non lo faccio perché ho altri 300 libri da finire, come appunto quello di Alberto Angela che ancora non ho iniziato, ma se dovessi dirvi, potete leggere un solo libro in estate, un libro dove c'è di tutto, amore, passione, intrigo, cosa volete, cosa dovete comprare, Via col vento, senza dubbio, e sono veramente sicura che non vi deluderà, perché pur avendo una mole consistente è però bellissimo ed è scritto veramente in modo perfetto, e poi chiaramente guardate il film, cioè che domande, ovviamente io l'ho guardato, sono 2 puntate tipo 4 ore, ma bellissimo, insomma se avete letto il libro trovate quel film molto veritiero e fatto veramente molto molto bene. Vi ringrazio per essere state con me, spero che questi suggerimenti così un po' random, magari anche un po' visti e rivisti qui sul canale, ma spero comunque che siano di vostro interesse, soprattutto per i nuovi iscritti, quindi vi lascerò giù in info box e nelle schede tutti i video in cui magari ho parlato di alcuni di questi libri in modo molto più approfondito, e dunque se poi volete appunto lasciare uno sguardo lo trovate lì. Nel caso di Artemisia e gli occhi del diavolo c'è anche l'estratto che trovate nella playlist dei podcast oppure su Spotify, quindi magari se volete, dopo aver visto la recensione, volete capire un attimo un po' qual è lo stile di scrittura, c'è anche un piccolo estratto del primo capitolo e del prologo, ma veramente giusto stralci, quindi magari potete ascoltarlo per farvi un'idea. Io vi ringrazio per essere stati con me, fatemi sapere se alcune di queste letture le avete già affrontate, se sono magari alcuni dei libri che vi piacerebbe effettivamente leggere in estate, se vi ho salvato la vita, perché magari non sapevate ancora cosa leggere. Io vi ringrazio dunque per essere stati con me e vi aspetto prossimamente, e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!